E adesso ci colleghiamo con Cartoceto, dove i 9 consiglieri del Comitato Provinciale delle Pro Loco hanno appena eletto il nuovo presidente, almeno è così Lino Balestra. Sì, buonasera Marco, buonasera cari telespettatori. Siamo nella sala del Consiglio Comunale di Cartoceto, dove pochi minuti fa si è insediato il nuovo direttivo, alla cui presidenza c'è Damiano Bartocetti, vicepresidente Etienne Lucarelli, proveniente dalla Pro Loco di Fano, Silvestroni Laura, la segretaria, e Latini Nazareno, il tesoriere, proveniente dalla Pro Loco di Tavoleto. Allora, un insediamento fresco, quindi impressioni a pochi minuti dalla nuova carica. Sicuramente una grande emozione poi essere qui a Cartoceto, nella città dell'olio, della DOP e soprattutto essere nella città di Giuliano Grossi, questo mi emoziona. Prendere il suo testimone, beh, è una bella responsabilità che cercheremo sicuramente di portare avanti con passione e con impegno, però insomma una forte emozione. Ecco, prossimi passi a poche ore dall'insediamento. Ai prossimi passi saranno quelli di lavorare a testa bassa, sicuramente ci sarà un impegno di tutto il Consiglio, e gireremo, andremo in tutte le Pro Loco, poi sicuramente nei prossimi giorni insomma, diremo un po' di più sul programma, degli eventi, delle cose da fare. Bene, la sede dell'Unpli provinciale è rimasta qui a Cartoceto, nella sede del comune, quindi Matteo Andreoni, assessore alla cultura, siete contenti anche di questo? Sì, siamo particolarmente soddisfatti che grazie al lavoro svolto sia stata mantenuta a Cartoceto la sede dell'Unpli provinciale, anche con un legame storico. Il Presidente giustamente citava Giuliano Grossi che molto si è speso per l'Unpli. Allo stesso tempo credo che sia stato riconosciuto il ruolo di Cartoceto come posizione strategica e baricentrica tra il turismo balneare e il turismo dell'entroterra. Quindi non mi rimane che fare i complimenti al nuovo direttivo, al nuovo Presidente, al nuovo vicepresidente, e lancio proprio questa sfida di fare una strategia di rete tra il turismo balneare e il turismo dell'entroterra. Bene, questi sono i passi futuri, queste sono le prospettive. Dal comune di Cartoceto è tutto, restituisco la linea al telegiornale Occhio alla Notizia, a voi.